Qui al Comitato Nazionale di Radicali Italiani, siamo il primo comitato del 2016, siamo in compagnia di Mara Mucci, che è una parlamentare, è un ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che ci ha annunciato nel suo intervento che collaborerà con Radicali Italiani, si è anche iscritta. Allora, sulla base, diciamo, di quale primo contatto, questo è importante perché purtroppo capita raramente, quindi vogliamo darle appunto un certo rilievo. Beh, grazie. Ciao a tutti. Allora, io ho conosciuto i radicali sul campo e mi sono, diciamo, sono rimasta sorpresa soprattutto dalla competenza delle persone, quindi io a quella faccio riferimento. Non è consueto, diciamo, avere una competenza così elevata tra chi si occupa di politica, che spesso in realtà invece fa il portavoce piuttosto che si studia il riassuntino, e invece devo dire che è bello collaborare con persone a cui piace entrare nello specifico, entrare quindi andare oltre l'apparenza dei temi, ma trovare delle soluzioni concrete. Per questo, visto che è anche comunque una mia attitudine, qualcosa che a me piace, a me particolarmente piace studiare, entrare nel vivo delle questioni, quindi la sintonia si è creata subito con alcuni, per cui è stato un passaggio naturale. Abbiamo detto appunto che è un ex parlamentare 5 Stelle, beh, anche questa cosa ormai sono tanti. Io su Liberi TV abbiamo avuto in qualche modo è caduto di intervistare il primo senatore che poi è stato allontanato, che era Marino Mastrangeli, il senatore Marino, il giorno della rielezione di Napolitano. Come mai ex Movimento 5 Stelle? Oh, ma potrei scrivere un libro su come mai. Credo che tanto da quanto? Beh, ormai è passato un anno. L'ennesimo motivo si presenta in questi giorni con il tema, ne parlavo prima, delle unioni civili, sui quali prima decide la rete, poi, visto un sondaggio diciamo effettuato dalla Casa Legge Associati, che evidentemente ha dato risultati, riscontri negativi su una presa di posizione del movimento in favore in particolare della step child adoption, ecco che improvvisamente cambia l'indicazione e dal voto sì diventa liberi tutti e quindi secondo coscienza. Questo è grave perché tra i principi fondanti del Movimento 5 Stelle c'era il fatto di essere dei portavoce, quindi la rete prima di tutto. La rete è stata interpellata pochissime volte, raramente, forse due o tre volte in tutto, spesso pilotata è una cosa grave, insomma. Beh, certo, quando il tuo capo politico dice io voto questo, tu cosa vuoi fare, oppure dà delle indicazioni di massima che sono errate, come sulle espulsioni, con indicazioni sbagliate, fuorvianti e anche malevole sulle persone, è chiaro che poi induce un voto che altrimenti sarebbe stato banalmente diverso. Questa mancanza di rispetto dei principi fondanti, ma soprattutto questo andare alla ricerca del consenso piuttosto che della cosa giusta, penso sia alla base del ragionamento. Una totale mancanza di democrazia interna, e potrei parlarti veramente per ore della grande delusione che mi ha portato poi all'uscire da quello che era un movimento in cui credevo. Perfetto, per chiudere, i primi argomenti di cui si interesserà, diciamo, in collaborazione con Radicali Italiani, e con chi poi di Radicali Italiani? Beh, intanto io lavoro comunque in Commissione Affari Costituzionali e continuo a seguire i temi che passano, su cui chiaramente la Commissione è in sede referente. Detto questo, un tema importantissimo che passa attraverso la Commissione è sicuramente quello del referendum. E l'idea lanciata da Staderini e Maggi su il referendum act è una cosa bellissima ed è veramente alla base di quella che è la volontà di dare voce ai cittadini. E questo per me è importante, perché su 49 articoli modificati dalla Costituzione dire sì o no banalmente non è libertà di voto, quindi su questo sono molto d'accordo, questa battaglia la sosterrò con forza e perché ci credo. Ringraziamo l'onorevole Mara Mucci, attualmente gruppo misto e doppia tessera radicale. Grazie davvero.